Buonasera a tutti, sono le 19.16 e dichiaro aperta l'udienza seduta del Consiglio Comunale di Caso. Passo la parola alla dottoressa De Cinque per l'appello. Presente. 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 Di Florio. Pietro Paolo. Orsini. Presente. Barbella. Presente. Viviani. Presente. Il consigliere Giuliani ha comunicato che per motivi sopraggiunti e improvvisi non può essere presente questa sera. Nasuti. Angeli. Presente. Possiamo iniziare regolarmente il Consiglio e passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, che ha come oggetto regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale, modifiche dell'articolo 29,5 e allegato 1. Provvedimento. Allora, vice sindaco, dottor Pepetta. Grazie Presidente. Il Consiglio Comunale aveva approvato il regolamento di istituzione per la disciplina del canone unico nel mese di marzo di quest'anno, e a questo regolamento era legato l'allegato 1, che erano i coefficienti per il calcolo delle tariffe. Successivamente è stato riscontrato che per meno del materiale il coefficiente moltiplicatore, che è riferito all'occupazione giornaliera realizzata per l'esercizio dell'attività edilizia, è stato riportato un valore di 0,7 anziché di 1,7. Avevo già ricordato allora che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello consentito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti dal canone. E quindi, inoltre, quindi è opportuno stabilire i criteri per il pagamento del canone unico patrimoniale per l'anno 2021. Questo al fine di concedere all'agente affidatario della gestione del servizio un congruo lasso di tempo per l'elaborazione e la predisposizione degli atti di propria competenza. E quindi si propone che il pagamento avvenga, quello di unica soluzione, entro il 31 maggio. E per gli importi superiori all'euro 1.500 è ammessa la possibilità di accertamento di tre rate trimestrali che scadono rispettivamente la prima il 31 maggio, le altre il 31 agosto e il 30 novembre. Quindi la proposta è quella di modificare l'articolo 29 e il comma 5 del regolamento e stabilire eccezionalmente per l'anno 2022 il pagamento del canone di unica soluzione va effettuato entro il 31 maggio. Per importi superiori ad euro 1.500 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate trimestrali di cui le date che ho detto prima, 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre. Quindi sottopongo all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente delibera con queste due variazioni, quella cioè di stabilire i coefficienti da 0,7 a 1,7 per quanto riguarda l'occupazione per l'attività edilizia e di modificare il regolamento così come ho proposto. Grazie. Grazie Vice Sindaco. Dichiaro aperta la discussione, ci sono interventi? Se non ci sono interventi, vi è la dichiarazione di voto? Possiamo andare, se non viene anche la dichiarazione di voto, possiamo passare alla votazione vera e propria. Chi è favorevole al primo punto dell'ordine del giorno, che ha come oggetto il regolamento per l'istituzione della disciplina del canone unico patrimoniale e le modifiche dell'articolo 29,5 allegato 1? Chi è favorevole? La delibera è approvata. Con ulteriore votazione si chiede l'immediata eseguibilità di tale provvedimento. Chi è favorevole? La delibera approvata. Passiamo al punto numero 2 dell'ordine del giorno, che ha un oggetto. Tassa sui rifiuti, tari, definizione delle scadenze di versamento per l'anno 2021. Approvazione. Parola sempre al vice sindaco, il dottor Pepetta.
Grazie Presidente. Per quanto riguarda l'anno 2021, l'approvazione del piano finanziario per la gestione dei rifiuti è fissata dalla legge al 30 giugno del 2021. E in attesa dell'approvazione del piano finanziario e delle nuove tariffe e agevolazioni, si ritiene opportuno stabilire i criteri per il pagamento della tassa di rifiuti, in modo da conciliare per quanto possibile le novità normative e la necessità di garantire i flussi di cassa indispensabili per consentire il regolamento pagamento del servizio. Quindi anche per il 2021 il pagamento della TARI verrà effettuato in tre rate, le prime due se verranno inviate ai contribuenti in un'unica soluzione per un importo complessivo pari a due terzi del tributo, nel senso che ci saranno due scadenze e verrà la somma richiesta che pari al 2/3 del tributo del 2020. La seconda ed ultima rata, quindi quella con la, diciamo, la terza rata, verrà successivamente inviato. E quindi le scadenze che si propongono sono 31 luglio 2021, 31 ottobre 2021 e il conguaglio il 31 gennaio 2022. Quindi sottopongo l'approvazione del Consiglio Comunale la seguente delibera. Per l'anno 2021 la trasmissione degli avvisi di pagamento TARI sarà effettuata in due distinte fasi. La prima con l'invio di due rate a titolo di acconto sulla base delle tariffe e sulle disposizioni regolamentari del 2020 e per un importo complessivo pari a 2/3 del tributo del 2020. La seconda per l'invio della rata a conguaglio della TARI dovuta sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe che approveremo, appunto come ho detto prima, successivamente. Ricordo che le scadenze la prima rata 31 luglio, la seconda 31 ottobre, la terza 31 gennaio. Poi ricordo un po' a tutti i consiglieri che le modalità di versamento per il pagamento della TARI avviene con il modello F24 modello F24 semplificato ed è pagabile anche presso qualsiasi sportello bancario, postale o per via telematica, nonché tramite la piattaforma PagoPA secondo le modalità che verranno trasmesse, perché il nostro comune si è dotato anche di questa piattaforma per i suoi pagamenti. Infine, Presidente, chiedo che la presente delibera venga dichiarata immediatamente pubblica. Grazie. Grazie, Vice Sindaco. Dichiaro aperta la discussione, vi sono interventi? Non ci sono interventi, passiamo alla dichiarazione di voto, se ci sono. Passiamo alla votazione vera e propria. Chi è favorevole al punto numero 2 dell'ordine del giorno, che ha come oggetto la tassa dei rifiuti TARI, definizione delle scadenze di versamento per l'anno 2021? Chi è favorevole? Allora, con ulteriore votazione si chiede anche di vedere l'eseguibilità. Chi è favorevole? La delibera approvata. Passiamo al punto numero 3 dell'ordine del giorno, che ha come oggetto l'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Parola al vice sindaco, dottor Pietro. Grazie Presidente. La Giunta Comunale, con deliberazione del numero 32 del 6 aprile, ha approvato la relazione sulla gestione per l'anno 2020 e il rendiconto presenta un avanzo di amministrazione complessiva di 2.515.500 e con un avanzo disponibile pari ad euro 429.733,61. Quindi sottopongo l'approvazione del Consiglio Comunale la seguente delibera, cioè quella di approvare il rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2020, di accettare sulla base delle risultanze del conto di bilancio appunto per l'esercizio 2020 un risultato di amministrazione pari ad euro 2.515.500, di dare atto che a 31 dicembre del 2020 non esistono debiti fuori bilancio, di dare atto che questo ente risulta non deficitario
E poi con ulteriore votazione, Presidente, chiedo che la presente delibera venga dichiarata immediatamente eseguibile. Prima di passare alla discussione, ricordo brevemente alcuni interventi che sono stati realizzati nel corso del 2020. Non possiamo negare che la gestione del Comune di Casoli nell'esercizio del 2020 è stata segnata dalla vicenda sanitaria da Covid. Sin dal mese di marzo l'ente ha dovuto far fronte ad una situazione estremamente complessa e imprevedibile che ha messo a dura prova le capacità tecniche e amministrative della struttura. Nonostante le mille difficoltà che abbiamo incontrato, l'ente ha risposto ai repentini cambiamenti dello scenario circostante, implementando servizi dedicati ai gruppi e soggetti in difficoltà. Si è puntato principalmente al mantenimento dei servizi che vengono offerti dai cittadini, sempre però nel rispetto degli equilibri di bilancio. E nel 2020 sono continuate le attività precedentemente intraprese, portando a compimento opere di manutenzione del patrimonio comunale, oltre ad avviare nuove attività e nuove opere pubbliche. Ricordo che per le opere pubbliche e i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria programmati sono stati utilizzati le risorse provenienti dai esercizi precedenti attraverso il Fondo Pluriennale Vincolato, attraverso entrate copre, contributi e sovvenzioni ambienti. Per quanto riguarda l'amministrazione, al 31 dicembre del 2020 la dotazione organica del Comune di Casoli prevedeva 24 unità di personale e questi posti sono stati veramente coperti. Inoltre nel 2020 sono state effettuate assunzioni di numero 2 esecutori tecnici e di un istruttore direttivo di vigilanza in sostituzione di numero 6 di pensionamenti. Poi nel corso del 2020 si è fatto ricorso all'impiego di 2 agenti di polizia locale a tempo determinato e parziale. Nell'ambito delle gestioni associate sono state confermate le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi di protezione civile e catastro. Poi è inutile ricordare che questo è stato utile di diversi organismi. Per quanto riguarda invece l'istruzione pubblica delle scuole, nel rispetto delle norme per il distanziamento volte a fronteggiare l'infondersi del coronavirus, sono stati effettuati lavori di adeguamento degli spazi e alcune classi della scuola primaria sono state allocate presso l'edificio dell'Ecopreduto. Su esplicita richiesta della dirigenza scolastica, il Comune di Casoli ha provveduto ad avere un numero di aule superiore a quelle che avevamo in precedenza, proprio per favorire e rispettare quelle che erano le norme sul distanziamento. Anche la scuola dell'Invalide di Galano dispone di una nuova distribuzione degli spazi interni che danno la possibilità ai bimbi di fruire dell'edificio per il relativo servizio con una migliorata e più confortevole recettività. Nei 2 pressi della scuola dell'Invalide sono stati effettuati nel corso del 2020 un intervento per la migliore fruizione degli spazi sia interni che esterni. A causa della pandemia tuttora in corso, nell'anno 2020 la didattica sportiva comunale non è stata fruita dagli studenti, e dagli alunni delle scuole cittadine. Ricordo soltanto che l'amministrazione comunque ha confermato per l'anno scolastico 2019-2020 l'erogazione del rimborso di studi intitolati all'avvocato Antonino Di Giorgio per gli studenti più meritevoli della terza media e che sono stati assegnati nel corso del 2020. Per quanto riguarda la cultura, tempo libero, sport e turismo, l'amministrazione comunale ha proseguito a favorire le iniziative legate alle tradizioni e alle consuetudini locali. Presso le sale del castello sono state realizzate manifestazioni culturali e creative sia da parte dell'ente che da parte delle associazioni private, sempre nel rispetto della normativa e di prevenzione per il coronavirus. Ricordo che è stata comunque effettuata, è stato confermato il Festival delle Festivate Pannunziane, l'aria dal Castello, nonché quelle organizzate alcune manifestazioni per il giorno della memoria. L'amministrazione comunale ha sempre manifestato un interesse di volontà e quindi di far vivere il Castello di Tale, ospitando appunto diverse manifestazioni. Al fine di favorire l'inserimento in circuiti di promozione e valorizzazione del nostro castello. E poi nel 2020
2020 ricordo che è stata deliberata anche l'adesione all'associazione in buoni cristalli d'Italia in Abruzzo e Molise, allo scopo appunto di promuovere e far conoscere e valorizzare quindi le notevoli peculiarità del castello rurale del centro storico. Poi sono state portate avanti le iniziative di adotta un'aiuola in Falcioni e Angolo di Fiorini. Anche in questo caso abbiamo avuto una buona partecipazione di cittadini. E poi con l'invito di arricchire la collana di raccolte della storia locale è stata sostenuta nel 2020, la pubblicazione del libro del nostro concittadino professor Antonello Masciantonio, Storia di caso 1970-2011, raccontata attraverso gli articoli di giornale, ed è stato pubblicato il primo volume che riguarda gli anni dal 1970 al 1993. La biblioteca comunale è stata aperta per il periodo in cui era consentito dalle normative sul coronavirus, riuscendo a offrire, seppur con delle limitazioni, un importante servizio socioculturale all'intera comunità e ai ragazzi delle scuole. Per quanto riguarda il bilancio, il comune di Caso che nel corso del 2020 è andato alla ricerca di maggiori entrate alternative, ovvero di risparmi di spesa per fronteggiare le sollecitazioni relative al bilancio dell'ente. Tra i risparmi di spesa abbiamo avuto la rinegoziazione dei mutui proposta dalla Cassa Depositi e Prestiti e la sospensione del pagamento delle quote di capitale dovute per il 2020 per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, oltre che dei mutui contratti con l'Istituto del Credito Sportivo. Questa operazione ha portato indubbi benefici alle casse comunali. Poi la chiusura forzata delle scuole ha portato, è vero, delle economie anche per i servizi di mensa e trasporto scolastico. E poi lo Stato comunque ha provveduto a ristorare le minori entrate derivate dall'esenzione tributaria per alcune categorie, specie per l'IMU e la COSAT, e a finanziare maggiori spese relative alla sanificazione degli ambienti e alla distribuzione di buoni alimentari alle categorie più in difficoltà. Il Comune di Caso comunque è riuscito a garantire i servizi erogati, scongiurando un aumento dei tributi e dei canoni fissati per gli esercizi precedenti. Anche per l'anno 2020 sono state confermate le aliquote delle tariffe già applicate nel 2019 per l'IMU e la COSAT. Sono state confermate inoltre tutte le agevolazioni previste dai diversi regolamenti comunali sui rifiuti, e quindi mi riferisco all'esenzione INPS per i redditi inferiori a 7.500 euro, la riduzione d'aria del 13% per quelle unità abitative che svolgono il compostaggio domestico, e poi grazie a un intervento normativo è stato possibile quindi confermare per l'anno 2019 le tariffe della TARI, è stata applicata una riduzione del 25% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile alle tariffe applicate alle utenze non domestiche colpite dalla chiusura e per fronteggiare l'emergenza del coronavirus. Poi questa si è provveduto comunque a mantenere il monitoraggio sulle voci di spesa, che consente di tenere comunque sotto controllo, di tenerne sotto controllo l'andamento. Poi, l'avevo già ricordato l'altra volta, sono state concesse agevolazioni e tributi per le famiglie in stato di particolare disagio, e posso affermare che l'insieme dei provvedimenti adottati da questa amministrazione in materia di bilancio conferma casoli tra i comuni con una pressione fiscale veramente contenuta. Lavori pubblici e manutenzione, ricordo soltanto alcune opere più significative che, come dicevo prima, sono state comunque iniziate o portate a compimento, e mi riferisco alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade, e mi riferisco alla normalità 2019 per un importo di 58.000 euro, un intervento di consolidamento del versante sud-est del centro storico per un importo complessivo di 560.000 euro, realizzazione di due nuovi blocchi di 45 lobby nella nuova ala del cimitero per un importo di 160.000 euro. È stata messa in sicurezza inoltre le varie strade comunali, e in modo particolare quella della strada comunale di Torre della Torre, la parte alta, per un importo di 70.000 euro.
sarà messa in sicurezza anche per quanto riguarda la contrata a Colle della Torre, mediante la ricostruzione di una campionata, i lavori proseguono anche in questi giorni, e poi abbiamo utilizzato anche i fondi per la manutenzione straordinaria per l'annualità 2020. La gara d'appalto è stata già espletata, in questi giorni cominceranno i lavori, quindi di asfalto delle varie zone dove sono stati previsti degli interventi. Poi abbiamo effettuato degli interventi di erogamento e adattamento, l'avevo già ricordato prima, in alcuni spazi ed aule didattiche, questo a seguito dell'emergenza del coronavirus, per un primo lotto di euro 28.000 e un secondo lotto per euro 12.500. Sono stati acquistati delle nuove attrezzature comunali e poi ricordo pure il fondo, abbiamo utilizzato il fondo straordinario per l'acquisto di giochi inclusivi. Abbiamo implementato la videosorveglianza con delle nuove telecamere e per quanto riguarda invece i servizi sociali e la sanità, cioè, noi facciamo parte dell'ente d'ambito dell'Unione Volontaria dei Comuni insieme a Villa Santa Maria e malgrado negli ultimi anni sono stati effettuati dai tagli sia delle istituzioni nazionali che da quelle regionali, questo comune comunque ha garantito e ha accolto tutte le richieste di assistenza attraverso l'ente d'ambito territoriale e, come vi ricordavo prima, sono stati concessi aiuti per i servizi richiesti non contemplati nel piano di zona. Poi ricordo soltanto che a seguito dell'ordinanza del capo della protezione civile, questo comune ha emesso avviso pubblico per la formazione di un elenco di nuclei familiari residenti a Casoli e in stato di bisogno a causa della pandemia, a cui sono stati assegnati dei buoni spesa e questi buoni sono stati assegnati con due scadenze diverse, anche perché la legge voleva essere stata rifinanziata. Questo era soltanto per grandi linee l'attività svolta dal comune, quindi vi chiedo di approvare la delibera così come l'ho proposta. Grazie per l'attenzione. Grazie Gesù. Di che era la discussione? Sono interventi? Prego, consigliere. Si discute oggi del bilancio di esercizio del 2020. Il bilancio è la conclusione di un bilancio di previsione che noi non abbiamo approvato nel 2020, ma riconosciamo apertamente che questo anno, il 2020, quindi quelle previsioni sono state in qualche modo alterate dal contesto e nel contesto di una pandemia senza precedenti. Non abbiamo nessuna difficoltà a riconoscere questo assunto, mentre la nostra sensibilità del gruppo di minoranza, questo è anche documentabile, non ha minimamente ritenuto di affondare le critiche, anche strumentali se vogliamo, perché sono nell'armamentario delle formazioni, dei gruppi, soprattutto di opposizione, alle azioni dell'amministrazione comunale. Se solo pensiamo a quello che succede nelle sedute vaccinali, sicuramente avremmo avuto modo di alzare delle grosse proteste. Lo avevo già iniziato prima a denunciare questo, non ho avuto risposta, non so se la ASL le ha date, ma non mi interessano più, tra l'altro, considerando il parlare che si fa in questi giorni per gli abusi che avvengono nella somministrazione dei vaccini, ma tutto questo noi non l'abbiamo considerato né vogliamo considerare. Vi è stata sostanzialmente una comprensione
per un'attività di un'amministrazione che si è trovata di punto in bianco ad affrontare una crisi che non era assolutamente prevedibile nel mondo. Tuttavia nulla toglie la nostra posizione riferita al bilancio di previsione. Laddove abbiamo esplicitato il nostro modo di vedere la vita del nostro paese e la speranza, l'inverosimile speranza di vederla rappresentata, a nostro modo di vedere, da quel bilancio che era lo stesso degli anni precedenti. Fin qua credo che la minoranza abbia svolto la sua azione di critica, condivisibile o meno, ma critica motivata per un'azione di governo ritenuta incongrua rispetto alle aspettative, a nostro modo di vedere, di una intera popolazione. E rispetto ad un programma elettorale che è stato votato. Bene ha detto nel corso della seduta di approvazione del Consiglio del bilancio di previsione del 2021 il consigliere Pietro Paolo, che oggi è assente, e lo ringrazio perché nella sua lucida, ancorché stringata analisi ha riconosciuto che il bilancio è un atto politico e testualmente ha aggiunto: la minoranza ha una visione politica diversa, noi ne abbiamo un'altra, abbiamo fatto il meglio che si potesse fare. Testuali parole. Lo ringrazio davvero perché ha dimostrato di comprendere il gioco delle parti, il senso della democrazia, ha riconosciuto il ruolo della minoranza e la possibilità democratica che possa esprimere una posizione diversa. Mi è stato invece riferito, e poi ho ascoltato altri interventi, di cui uno in particolare, una singolare intemerata dal profilo linguistico impreciso, incomprensibile, contraddittorio, ingiustificato nei confronti della minoranza. Rea di aver interpretato un ruolo definito il peggiore della storia. Si è trattato, a mio modo di vedere, di un intervento da bullismo politico. Forse perché era disturbato da quella sensibilità che una minoranza può anche dimostrare in un momento particolare della storia del paese. Non voglio bufere polemiche, anche se in quell'occasione i miei colleghi dovevano rovesciare il tavolo. Però credo che per la storia di questa assemblea, prima o poi le verità potrebbero essere ripristinate. Il popolo è sovrano, deciderà, le elezioni sono le porte, deciderà esso se ascoltare ancora gli imbonitori o se finalmente ascoltino le ragioni del cuore e comprendono. Prima o poi dovrà avvenire, conosciamo come i popoli formano le loro emozioni, ancorché suscitate da fare non sempre trasparente. L'intervento a cui mi riferisco. E non so con quali misure e sfumature sarà riportato nel verbale. Ha assunto il carattere di un attacco gratuito alla minoranza per fare un endorsement al sindaco che, non so, dopo aver ascoltato più volte questi passaggi, non so se è stato un intervento a favore o contro il sindaco stesso. Lo stesso sindaco mi è parso nel suo
nella sua replica quasi snobbare quello che era stato detto, salvando il salvabile dei suoi rapporti interni e del suo futuro politico. Il dibattimento interiore della minoranza. Il dibattimento interiore della minoranza. Sono interrogato su questo, su questa definizione, e che avrebbe determinato l'approvazione di talune proposte della maggioranza, salvo poi bocciarne altre, e questo, secondo il nostro interlocutore, starebbe a significare uno strano comportamento, uno strano agire, quando in realtà è una dimostrazione di serietà riconosciuta da chi è persona onesta, intellettualmente onesta, di presenza attiva nel Consiglio Comunale, di coscienza e attenzione. Chi si esprime in un modo, nel modo così ascoltato in questa aula, evidentemente ha altre mire. Avrebbe forse la minoranza dovuto votare contro la sentenza dei giudici che condannava il Comune al pagamento di ingenti somme? O forse questo non era un atto dovuto, responsabile? Sì, forse ha ragione, avrebbe dovuto ricordare le ragioni di quel disastro, le colpe del Comune nella gestione di quel territorio. Noi non l'abbiamo fatto per non stare a infierire su contesti dolorosi, costati la vita delle persone il cui dolore forse ancora oggi attanaglia i congiunti. È vero, dà fastidio la sensibilità della minoranza, che riconosce quando è il momento di stare uniti e quando è il momento di delice. Il bilancio, è stato detto, non è solo un fatto di numeri, non è un libro da contenuti numerici. Siamo d'accordo, il bilancio è molto di più. È una visione politica, è un dispiegarsi di azioni a fronte di necessità e di obiettivi promessi all'elettorato e poi programmati da chi è chiamato a realizzarlo. Il bilancio racchiude, certo, investimenti importanti. Non ritengo un investimento importante quello citato dei 400.000 euro spersi, spesi e oltre 400.000 euro dopo aver determinato colpevolmente l'usura del tappeto precedente senza che sia stata fatta una, dico una sola manutenzione richiesta dall'esito della consegna dei lavori del collaudo. È stato detto che questa minoranza si sarebbe assunto il merito della realizzazione della rotonda di Guarani. C'è un dibattimento in questa storia, è stato detto, questo dibattimento che ricorre, e cioè che la minoranza avrebbe maturato meriti conseguenti alla realizzazione della rotonda. È stato detto, potremmo dire, che è così, sappiamo nei fatti che non è così, ma quando anche fosse così, mi sono perso un po', la competenza è di altri enti. Nel mentre il Comune fa il suo ruolo di sollecitazione, di stimolazione, di attenzionatore delle necessità che devono essere risolte. Ma la responsabilità di quello che si fa su proprietà che non sono del Comune, perché il Comune si occupa delle proprietà demaniali dell'ente, non su altre proprietà. L'ho riportato tra virgolette. C'è dell'incredibile. Una minoranza che sollecita reiteratamente maggiore sicurezza sul suo territorio ne diventa oggetto di scherno da chi non è stato in grado di tutelare chi quotidianamente era esposto al rischio in un contesto pericoloso come quello delle quattro strade. È solo l'incidentalità del passaggio all'ANAS hanno determinato quella realizzazione. Sollecitata, attenzionata, stimolata o meno.
Come può infatti un comune spendere le proprie risorse per la competenza di altre amministrazioni? Però dimentica che questa stessa amministrazione spende migliaia e migliaia di euro per realizzare il marciapiede di Via Frentana e l'allargamento della curva dello squat. Ne abbiamo parlato in questo consiglio. Ma come qui era possibile interferire per di più anche finanziariamente, nonostante la competenza di altre amministrazioni? Mi piace ricordare che nel 2006 l'allora opposizione ebbe a criticare la maggioranza che si faceva sostituire nelle sue competenze dalla provincia. Ed anche altre affermazioni contro quel conto consuntivo del 2006 che, lette oggi alla luce dei rimproveri che vengono fatti alla minoranza, sarebbe veramente una cosa ridicola. Nel corso di questo quinquennio abbiamo prodotto invece suggerimenti, contestazioni, proposte, denunce. Abbiamo attenzionato il sindaco su molteplici problemi della nostra comunità e votato anche a favore della società Ecolan per l'affidamento del servizio dei rifiuti. Avremmo dovuto votare contro. Dopo aver rivelato con interrogazioni, foto, denunce, fino alla richiesta di una commissione di indagine, quello che era un disastro ecologico diffuso, chi permetteva questo scempio e perché? Tutto come se non fosse successo niente poi. Si esaltano scelte che la minoranza invocava a gran voce. Rivendichiamo giustamente il nostro voto favorevole per la gestione Ecolan. Ne abbiamo all'epoca sposato la causa pur di liberarci da una gestione oscena. All'epoca dell'affidamento alla precedente ditta si era stato definito come il meglio che non poteva essere di più. Quindi è stata una minoranza attenta, consapevole, costruttiva, oppure la peggiore di sempre? Questo è un dilemma che non riesco ancora a maturare. Abbiamo prodotto decine e decine di interrogazioni, mozioni, lettere di segnalazioni, altri suggerimenti, peraltro respinti sempre al mittente, quando anche fossero argomenti urgenti. E mi sono permesso di ricercarne tutte, e ne ho un bel fascicolo, e non sono nemmeno tutte. E le lascio alla Presidenza, perché voglia farne memoria. Appena avrò tempo, cercherò anche le altre, perché nella fretta non le ho trovate tutte. Di che altro vogliamo parlare? Vogliamo parlare di quel cittadino che davanti alla televisione sente che la popolazione italiana è diminuita. E allora si chiede, ma come? La popolazione italiana è diminuita e qua si parla che a caso è diminuita la popolazione. Ma se quel cittadino avesse approfondito e avesse sentito bene, come l'ho sentito io, che la popolazione italiana è diminuita di X percentuale e avesse applicato quella X percentuale al decremento della popolazione del comune di Casoli, avrebbe riscontrato un rapporto di 1 a 10, come dire, 10 persone in meno della popolazione italiana, 100 persone in meno a Casoli e 100 persone in meno si sono verificate nell'ultimo anno. Il rapporto di decrescita della popolazione italiana rispetto a quella di Casoli è appunto quella di 1 a 10. Ma non è tanto e solo la decrescita dovuta alle minori nascite rispetto ai decessi, quanto a una decrescita derivata da un saldo migratorio negativo,
Da noi vanno via anche chi è arrivato da immigrato e non ne vengono più e se ne vanno. Da noi vanno via anche i residenti dalla nascita e mi dicono che anche qua dentro c'è qualcuno che ha trasferito la propria residenza. Da noi chiudono negozi e non riaprono, da noi chiudono artigiani e non ve ne sono più, da noi non vengono più ambulanti, a caso la domenica non si leggono i giornali. Da noi il centro storico imponente, unico, maestoso, con quel castello dominante ricco di storie e di aspettative, quel centro storico a nostro modo di vedere soffre una penosa agonia. Ma mica per colpa dei ratti che spadroneggiano tra i ruderi e che i poveri abitanti rimasti non contribuiscono alla cattura. È abbandonato perché nessuna iniziativa viene incentivata, nessuno stimola la sua integrazione in un contesto storico, un contesto unico, economico, commerciale, culturale e sociale. Nel centro storico non c'è più un negozio. Una volta c'era almeno una frutteria del borgo, nemmeno quella c'è più. Oggi locali vuoti, persi nella loro storia di un tempo, sconosciuti forse agli stessi proprietari. Altro che case a un euro, sperando nella stessa fortuna del Palazzo Ricci. A un euro vende chi teme la rovina di un fabbricato e la chiamata in responsabilità per danni. Chi altro? Solo uno stimolo e un piano lungimirante, fatto di scelte coraggiose e durature, potrebbero fare la differenza. Allora sì che quelle abitazioni ancora sane, solide, robuste, antiche, potrebbero ispirare una nuova realtà. In quel caso altro che un euro. Li ho sentiti ancora, sono tante le cose, ho cercato anche di sintetizzare. La raccolta differenziata a Casoli ha raggiunto livelli elevati, nulla da dire, ne siamo contenti. Però è tanto più elevata perché non dobbiamo fare i paragoni con quei comuni che hanno avuto una percentuale maggiore, perché non possiamo fare il paragone con comuni da 500 a 1000 abitanti, piccola realtà, è chiaro che gestiscono meglio. Ma io dico, perché questo paragone? Perché andare a disprezzare i sacrifici di quei piccoli comuni che certamente hanno risorse e forze inferiori? Ma diciamolo anche tutto. Ho fatto una breve ricerca, ma ci sono comuni delle stesse dimensioni di caso che hanno un rapporto di differenziata maggiore. Cito San Vito, cito Fossa Gesi, cito Bucchiari. Quindi quando raccontiamo enfaticamente i successi, ancoriamoli quantomeno alla realtà, non a quella conveniente per comunicare a chi ascolta. Singolare l'accostamento al presidente Kennedy per la lotta ai topi, un discorso storico, incredibilmente storico, paragonato alla cattura dei topi. Gli abitanti del centro storico, applicando queste visioni keynesiane, debbono contribuire a fare qualche cosa per il proprio paese, inseguendo e catturando i topi. Questa è la sintesi. Si dirà che ci si riferiva ai proprietari dei ruderi che debbono curare le loro proprietà inquinate, se non che qui i topi, tra l'altro è stato oggetto di nostre reiterate denunce,
quelle che ci vengono rinfacciate, sono ovunque. Stavano qualche tempo fa sulle scale della chiesa. Ci doveva pensare il parroco. Stavano anche a ridosso della scuola media, sulla scarpata della scuola media. Ci sono foto che testimoniano questi meravigliosi animali. Ci dovevano pensare i bidelli, gli insegnanti, le prede, la preside. Ce ne stava qualcuno anche ieri a ridosso del Vico San Rocco, è stato immortalato e pubblicato su Facebook, bello grassottero. Ma qua non saprei chi è che doveva pensare alla cattura. Noi, al di là di queste cose che denunciamo, non disprezziamo il nostro paese. Le nostre denunce, le nostre sollecitazioni, allorché vengono raccolte come suggerimenti, come stimoli, sono mirate al rispetto che si deve al paese in cui siamo nati, al paese in cui sono nati i nostri genitori, i nostri nonni, a quanti hanno lavorato nel passato per la sua crescita. Noi abbiamo contezza della bellezza del centro storico. Siamo stati determinati nel votare a favore della richiesta per entrare nel novero dei borghi più belli. Qui ci siamo entrati, non so se in quello giusto, ma fa lo stesso. Mi chiedo e chiedo, abbiamo sbagliato a votare a favore? O è una scelta da dibattimento interiore? Il Palazzo Ricci, le cui condizioni sono rimaste pericolose e incombenti sui cittadini ignari, nonostante vi fossero disposizioni che ne richiedevano la messa in sicurezza già dagli anni 2000, inizi anni 2000. Per oltre 15 anni quelle mura hanno rappresentato un pericolo costante per l'incolumità pubblica. Per 15 anni c'è stato, vi chiedo, questo traffico di influenza che si è rivelato in questi ultimi tempi, dove era? Si è aspettato un interesse americano? Non so fino a che punto riconducibile alla lungimiranza dell'amministrazione. Per arricchire questo paese di un recupero sì importante, storico, ma merito di privati che fanno il proprio interesse. Per il traffico di influenze se ne dovrebbe occupare il giudice Davigo, così come per la millanteria sottintesa ad operazione di altri. È stato inserito Casoli contro il parere di qualcuno nelle aree svantaggiate. Allora utilizziamo questo vantaggio-svantaggio per concorrere con la testa e guardiacrede al riconoscimento dell'ospedale come zona disagiata. Ne abbiamo parlato di questo. Certo, i numeri di Tiberini, a confronto di quelli del decennio precedente, ci sarebbero. Sì, ci sono. E come se ci sono? Perché negarli? Anche se 15 anni di un'amministrazione che ritengo stanca, qualcosa finalmente ha realizzato, ma onestamente, vabbè, la fine del mondo. Il paese indietreggia paurosamente nel corso di questi anni, non c'è crescita anagrafica, economica, sociale, l'ho ripetuto anche prima, culturale, nemmeno politica, considerando gli antefatti, le prospettive e l'abuso attraverso un uso smodato dei social. Questo rende sapiente questo sistema e veramente sta toccando limiti impressionanti. Questi fa diventare sapienti anche gli ignoranti. E c'è qualcuno furbo che ne approfitta. Poi però la realtà si rivela nella sua brutalità con i bisogni che restano tali. E come percorrere, c'è una metafora, un ponte interrotto qui a caso.
No, il comportamento della minoranza non c'è stata nessuna ripetizio, per quanto questo termine abbia un significato diverso da quello voluto. Oppure c'è stata sicuramente una ripetizio in questi 5 anni. Con il solito cliché, uno legge la delibera, uno chiede se ci sono interventi, la minoranza interviene, se non lo facesse il Consiglio finirebbe lì. Invece la minoranza fa l'intervento e solo allora c'è la replica piccata di qualcuno, del sindaco, di un altro consigliere. Insomma, se non ci fosse la minoranza, il Consiglio finirebbe con l'appello. Questa è la storia di questo consesso. E infine, fatta la premessa di un bilancio consuntivo da Covid, noi non abbiamo condiviso il bilancio di previsione, ragion per cui non voteremo a favore di questo consuntivo. Io, Angelini, che è con me, avremmo visioni diverse. Una scuola sicura, nuova, moderna, dove si possa fare assemblee e collegi docenti che vengono ospitati altrove, dove si possa fare mensa, dove si possa arrivare in sicurezza. Un centro storico integrato, vivo, una promozione turistica ricreativa che vada oltre i campi di concentramento. Presidente, un attimo, scusate. Sì. Noi non siamo contro, riconosciamo che la storia ha rivelato la presenza a caso di questo campo di concentramento, che poi non era un campo di concentramento di quelli brutali che sono stati fatti altrove. Ma io credo che bisogna andare oltre lo stimolo che può rappresentare. Non può basarsi i casoli su un turismo sui campi di concentramento. Io non sono un negazionista. Io non inseguo le Shoah e altre forse. In maniera immatura citano di questi tempi. Quindi noi vediamo una crescita culturale non legata a quello che diceva De Petro, al solo festival d'annunziato. Benissimo che venga questa ripetizione negli anni di questo festival, ma facciamo anche altro. Soprattutto per quanto riguarda le attività presenti nel nostro territorio, i nostri prodotti agricoli. Una diversa attenzione ai giovani, alla loro occupazione. Una biblioteca ricca, non so fino a che punto impinguata di nuovi testi negli ultimi anni, dove è possibile avviare, promuovere dibattiti e proposte per un divenire nuovo della nostra storia. Un cimitero degno per i nostri cari e per chi va a far loro visita, talvolta lasciato in abbandono e i cui unici lavori di ammodernamento lo fanno i privati, anche con i loculi che l'amministrazione poi realizza, i privati pagano, nel mentre troviamo ancora vestigia di vecchie tombe addossate a muri che dovevano essere abbattuti, come è successo per tutti. Ecco cosa ho trovato su web. Si è registrato. Va bene, non c'è nessun problema. Chissà come la storia di queste tombe che sono rimaste lì. Io non per questo l'ho fatto, lo abbiamo fatto volentieri, e come me tanti altri. Avevo 2 zie che erano tumulate su il muro di cinta del vecchio cimitero. Mi è stato detto che dovevo togliere, che bisognava fare delle opere, e ho tolte, perché all'epoca il progettista, il direttore dei lavori, aveva sistemato la costruzione di questi nuovi loculi e quindi bisognava cedere. E quel muro che è stato tolto. Esistono ancora muri, non capisco perché siano ancora lì con le tombe
ancora presenti. In chiusura, ed ho veramente chiuso, per una pagina dolente per quello che riguarda il mio gruppo, devo effettivamente confessare che c'è un dibattimento interiore in questo gruppo di minoranza, di altro tipo. Quello che voleva, doveva essere un movimento civico, ancorché di centrodestra, ispirazione, divisione di centrodestra, voi sapete tutti la mia provenienza politica, che è quella della Democrazia Cristiana, e quindi il mio moderatismo nel tempo, si divide oggi, si qualifica una parte di esso con specifici partiti politici di destra. Amaramente ho informato i miei consiglieri comunali, i miei consiglieri del gruppo, della mia intenzione di rassegnare le dimissioni del lavoro. Lo avrei fatto in questa sede, ma poi ci ho ripensato, non lo farò. Ci sono altri che debbono valutare la permanenza in una lista civica che li ha eletti e che aveva chiesto il consenso degli elettori. Ecco, questo sarebbe un gesto responsabile, coerente, leale e rispettoso di chi lo è. Noi non ci nascondiamo. Esiste questa frattura, esistono dei movimenti che vanno verso la costruzione di un'alternativa di destra. Io non sono di destra, non condivido, ma non condivido ancora di più chi all'interno di un'idea civica, di un movimento civico, oggi tradisce quelle aspettative, quelle premesse, quell'impegno a restare nel gruppo. Grazie. Consigliere, potrei ricordare poi gli appunti? Sì, devo soltanto cancellare due passaggi che non ho fatto. Sono altri interventi? Grazie Presidente. Allora, oggi diamo l'approvazione di questo bilancio consultivo che fondamentalmente è un bilancio estremamente importante che ci ha visti affrontare, come ha detto bene il consigliere Parrella, una pandemia mai immaginata. E io mi sento innanzitutto di ringraziare tutta l'assise comunale, in particolar modo i consiglieri di maggioranza, chiaramente, gli uffici, le persone che hanno contribuito ad affrontare quest'anno così difficile. Perché affrontare il Covid, è stato ed ancora sarà qualcosa di estremamente complicato, complicato sotto l'aspetto sostanziale, sotto l'aspetto umano, sotto l'aspetto morale. Ci siamo trovati di fronte a delle difficoltà palesi, difficoltà oggettive, difficoltà serie che fanno stancare chiunque, certo, è vero, farebbero stancare chiunque. Io ricordo molto bene la prima ondata, marzo, qualcuno forse già se ne sarà dimenticato. Noi siamo stati a marzo, ad aprile, veramente costernati dalle difficoltà estreme. Là ho visto un senso vero di unione tra le persone, tra anche i confronti, e ho visto la difficoltà delle famiglie, delle persone, proprio quell'estremo aggrapparsi a chi ha voluto farsi carico seriamente, fortemente di questa problematica così seria. Se ne è fatto carico stando a disposizione di tutti, in qualsiasi modo, cercando di essere presente, cercando di dare sollievo, cercando di essere quella persona, quel padre, quel figlio, quel nipote,
quella persona che è stata a disposizione di tutti, impegnandosi, cercando tutte le soluzioni, e lo ha fatto con serietà, onestà, con spirito di sacrificio, senza guardare alle 24 ore al giorno, senza guardare niente, dando tutto se stesso, ma sicuramente molto di più, assieme agli altri, assieme a coloro i quali hanno contribuito, contribuito fattivamente nelle attività concrete di stare vicino alle persone che erano in difficoltà. E questa volta non erano le classiche persone in difficoltà, perché questa volta in difficoltà si sono trovate tante altre persone che non erano abituate. Io ho un insegnamento che recita così: è buono al cuore facile abituarsi, ma normalmente chi ce lo pone è difficile. Questo è un insegnamento vero, che è della vita reale. E queste difficoltà le abbiamo affrontate andando nelle case delle persone a portare la spesa, a portare i farmaci, a portare le mascherine, a portare il sollievo, a portare vicinanza. È stata qualcosa, questo bilancio Covid, che non è fatto solo di numeri, ma i numeri sono importantissimi, è fatto di cuore, come ha detto bene il consigliere Ignoranza, di cuore, bilancio fatto con il cuore, con la passione, con la voglia di essere presente e di dare tutto quello che si riusciva a dare, forse poco, forse più di poco, molto, non lo so, però fatto con serietà e passione, fatta con la consapevolezza di andare a interpretare le normative che uscivano con difficoltà, che bisognava interpretare, capire, dare delle soluzioni, che bisognava a volte essere presenti e a volte essere meno presenti con tutti a qualsiasi ora, senza guardare all'orologio, senza guardare alle difficoltà, senza sapere delle risposte che non venivano dagli organi competenti, perché anche loro, regione, governo, si trovavano ad affrontare qualcosa di incomprensibile. E allo stesso tempo bisognava mandare avanti una macchina amministrativa, quella del 2020, ma ormai un anno e mezzo. Un'amministrazione fatta di 5 anni, 1 anno e mezzo di Covid, non è una cosa da poco, cioè non è che la possiamo buttare così alle ortiche facilmente, poi siamo stanchi, è chiaro che siamo stanchi, ma là che dobbiamo guardare un orizzonte, un futuro che deve essere di rinascita e di crescita, assolutamente. Fatta questa considerazione, chiaro è che gli uffici si sono trovati ad affrontare nelle difficoltà più serie, perché io immagino, per chi ovviamente conosce la macchina amministrativa, conosce le attività lavorative, pubbliche, private, delle associazioni e quant'altro, a lavorare con lo smart working, immaginate le difficoltà, e infatti le difficoltà si sono manifestate anche all'interno dei procedimenti amministrativi, con dei rallentamenti, con delle difficoltà da affrontare fattivamente, non solo a parole, ma proprio per dare delle risposte, con l'aumento delle possibilità della 104, quindi disponibilità per chi a casa c'era bisogno di rimanere, quindi anche minore ore di servizio, e quindi la difficoltà di poter dare risposte ai propri familiari, veramente delle difficoltà che si sono manifestate sotto gli occhi di tutti, quindi siamo stati, se vogliamo, vittime di questa prima ondata. Dopodiché c'è stato un primo risveglio che è stata l'estate del 2020 e poi siamo nuovamente riprecipitati ad affrontare questa pandemia, perché non è che la possiamo liquidare così, ma è stato un passaggio, una pandemia, dopodiché è finita così, no, assolutamente no. È stata fatta di azioni vere, concrete, reali, fatte anche di video, se vogliamo, di presenza sui social, è chiaro che le persone avevano bisogno di sapere se potevano andare in campagna oppure no, se potevano andare a raccogliere l'ulivo oppure no, perché la nostra è, sempre, è pur sempre una realtà bucolica, una realtà industriale, diverse realtà si vedono a caso. Persone chiedevano come fare, cosa poter fare, e c'era difficoltà nel primo periodo di restare a casa perché bloccare gli ospedali poteva essere anche una semplice uscita, una storta che poteva mandare in ospedale e di conseguenza bloccare un letto, le attività, cose anche condivise assieme perché erano
momenti particolari lo sono stati, lo abbiamo fatto, lo abbiamo affrontato. Certo è che io ho sentito forte questo peso, forse si è visto anche, ma l'ho voluto affrontare assieme ad altri, proprio nel dare le risposte alle persone, nel essere vicino, nel contribuire a sollevarli. Poi abbiamo contribuito anche, come ricordava il vice sindaco, con delle azioni, con i buoni alimentari, con delle azioni specifiche, con la raccolta fondi distribuiti poi in buoni alimentari, con le tante associazioni che hanno voluto dare dei contributi, dei privati che hanno dato dei contributi reali, concreti, che sono stati a disposizione delle persone. Quindi veramente quel senso di unione e di condivisione che ci ha legati tutti quanti. Però questa situazione non è ancora passa, un anno e mezzo lo stiamo ancora affrontando, ed è di tutta evidenza questa sala consigliare che ci vede con le mascherine, che ci vede sempre a distanza. Abbiamo dato delle risposte serie, concrete, facendo delle azioni mirate, azioni forse qualcuno si è già dimenticato, ma è chiaro, è nell'indole umana dimenticare facilmente. Ma noi abbiamo fatto, io sono stato l'artefice principale di uno scontro forte con la ASL per quanto riguarda i tamponi. Oltre la metà dei sindaci della provincia di Chieti hanno sottoscritto assieme a me e io a capo di tutti questi sindaci per contestare un'azione estremamente sbagliata della ASL, perché non lo dobbiamo dimenticare che chi gestisce è la ASL assieme alla regione, assieme al governo. Cioè ci sono ben precisi attori che fanno quello che devono fare, poi ci sono quelli che mettono l'anima e cercano di trovare le soluzioni dove altri non sono capaci di fare. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Non è così che si affronta una pandemia, non è così che si amministra un paese, non è così che si dà il senso dell'onestà e della correttezza delle persone. Detto questo, che è una breve sintesi di quello che abbiamo dovuto fare, che dobbiamo continuare ad affrontare, i 5 anni di mandato, un anno e mezzo di Covid, vorrei sfidare chiunque a capire l'estrema difficoltà, ma proprio per questo dobbiamo guardare avanti, dobbiamo avere lo sguardo rivolto al futuro nel cercare soluzioni migliori di rinascita. Ma sicuramente io devo ringraziare i consiglieri che hanno contribuito alla realizzazione di molte opere che non saranno forse sufficienti a dare a questo paese una connotazione eccezionale, ma sono opere realizzate che stanno sotto gli occhi di tutti, e su questo noi ne dobbiamo dare contezza, perché poi sono i fatti, al di là delle ovvie difficoltà che si possono trovare. Anzi, io le dico e dico a tutti che anche degli stimoli sono stati importanti, degli stimoli venuti con una critica costruttiva, ben vengano, uno le accetta e le tiene sempre nella debita considerazione. Però un'azione concreta e mirata, fatta di progettualità, fatta di richiesta di finanziamento, fatta di realizzazione di opere, ci ha portati a consegnare 280.000 euro di lavori che verranno realizzati, finanziati nel 2020, che sono interventi stradali per Corso Umberto I, per Via del Campo, per Cinonni, per Cappacorti, per Zecchini, per Tacconelli, per Acigno, per Pianibie, 280.000 euro. Poi 33.000 euro di fatti, non di parole, di messa in sicurezza della strada comunale in località Colle della Torre mediante la ricostruzione di una gabionata. Intervento concluso, finanziato, realizzato, concluso, come si fa normalmente. 70.000 euro di intervento per la manutenzione stradale, perché questa azione di governo, un'azione di governo fatta all'equità, fatta per realizzare le opere nel contesto di un comune di Casoli che è fatto di 66 km quadrati, che è il doppio di Pescara, che è un territorio molto vasto, e l'azione di governo deve essere sempre, come è stata improntata, all'equità nella realizzazione delle cose. Segretario, non da più sì, piano. Cioè, sì, ho capito, ma... È solo che ho provato a tentare. Quindi questa equità ci porta a realizzare 70.000 euro per il completamento della manutenzione delle strade, quello della Torre Alta, e un tratto di Verratti che verrà a breve completato.
ci porta a realizzare 560.000 euro per quanto riguarda la messa in sicurezza per gli eventi eccezionali meteorici del 2017, quindi per il consolidamento del versante sud del centro storico. Ci porta a realizzare il completamento del camminamento in via Frentana e realizzazione, si vede, poi glielo lascio questo documento, di 17.000 euro. Ci porta a realizzare la manutenzione straordinaria di 58.000 euro per Merosci e Colle della Torre. Ci porta a realizzare superamento delle barriere architettoniche, la condizione messa in opera di giochi inclusivi e strutture di gioco combinate, che a breve verrà realizzato, ma già finanziato, preso il finanziamento e portato in progettazione e realizzazione, di 25.000 euro. Manutenzione straordinaria per il rifacimento di un tratto di marciapiede Vico Montaniera, 35.000 euro. Estensione della rete fondiaria, circa 7.000 euro. Consolidamento del versante centro storico compreso tra via Correndi e Piazza della Memoria in corso, 628.000 euro. Intervento di manutenzione di straordinario di efficientamento energetico, 70.000 euro, via San Nicolo, via Montaniera. Realizzazione di luoghi cimiteriali, parte da privato, ben bene, 118.000 euro. Progettista, direttore dei lavori, architetto Ricci, a cui faccio anche un ringraziamento per il lavoro svolto con correttezza e serietà. Lavori di manutenzione stradale e messa in sicurezza è stata comunale Colle Barone, proprio per dire l'equità dell'insieme del territorio casolano che noi conosciamo bene avendo vissuto in questi anni assieme. Centro storico, recupero, e adesso a breve ci saranno, sono state già invitate le ditte per l'affidamento dei lavori, conservazione integrale e miglioramento sismico del castello ducale di Casoli, 840.000 euro. Questi sono fatti concreti che poi non passano sicuramente, bisogna fare sempre di più, ma sono azioni concrete, perché nella precedente amministrazione, solo per citare perché è stato chiamato prima in causa, non è che io lo voglio dire, altrimenti non l'avrei detto, 416.000 euro sono stati fatti sempre nel centro storico, di cui 229.000 per il recupero delle stanze ducali del castello e 187.000 per la riqualificazione di aree degradate a via Cavallo, sempre l'architetto Ricci, che guarda caso si trova, è qui, e la ringrazio perché è un bellissimo lavoro che viene apprezzato da tantissimi che vengono a fare le foto, che ci si trovano bene, veramente ci sono anche le immagini video per chi vuole riprendere, anche i video che ultimamente si sono fatti a Casoli. E chiaramente questa è una parte che fa l'attore pubblico, ma guarda caso ci sono degli attori privati che vengono a investire a Casoli. Prima non venivano, forse dico, non so, non ho idea, oltre alla fortuna, che meno male che ci sta la fortuna, vedo un interessamento di chi fa un'azione concreta, corretta, onesta nell'amministrazione comunale e pensa di investire in un patrimonio che reputano di vivibilità assoluta, di vivibilità importante. Palazzo Ricci, Palazzo Tilli, sono delle realtà oramai che si stanno manifestando. Palazzo Tilli già è un attrattore turistico che assieme abbiamo fatto anche delle attività concrete quando riguarda il FAI. Con il FAI abbiamo messo in mostra il nostro territorio assieme a Palazzo Ricci, a Palazzo Tilli, alle chiese, al castello, attività concrete messe a disposizione che non bastano ovviamente, però io le voglio ricordare perché è importante, perché mi sento estremamente onorato nell'aver avuto la possibilità di amministrare questo paese che mi ha dato la nascita qui a Casoli, che mi ha voluto per 5 anni amministrare Casoli. È un grandissimo orgoglio per me, non l'avrei mai immaginato. E continuo perché ci sono degli altri interventi, realizzazione di prolungamento della rete pubblica illuminazione, 25.000 euro, in via San Nicolo, Colle della Torre e Bassa Tacconelli. Terzo lotto annualità, 32.000 euro, intervento di manutenzione stradale, via San Nicolo Cimitero, 50.000, via Garibaldi, strada laterale Villa Comunale, via Ventino, contrada Fiorentini, sempre per l'equità nell'azione di governo. Efficientamente energetico, impianti pubblici di illuminazione, sostituzione di corpi illuminanti, 43.930, sostituzione di corpi in varie località, Acino, La Roma, Piano La Roma, Selva Piana, Quarto da Cap, Piano dei Vini, Guaren, La Roche, Verlacchi, Pianibia, Rivitella, via Settentrione. Azioni concrete sia sotto l'aspetto ambientale della riduzione dei consumi energetici sia sull'aspetto dell'illuminazione.
681.750 intervento che sta realizzando qui al nostro municipio. Interventi antisismici su edifici pubblici con funzioni strategiche a fine della protezione civile. Realizzazione di una benzina presso De Pedra, 37.000 euro. Realizzazione dei frangifiore, dei frangisole, 32.700. Manutenzione delle strade, 50.000, Canipe Alta. Lavori di ristrutturazione del momento funzionale dell'impianto sportivo esistente, quarto da capo, 450.000 euro. Qualcuno non gli fa piacere, a noi invece gli fa estremamente piacere aver avuto la possibilità di realizzare questa opera. Miglioramento dell'ambiente urbano, zona santa riparata, attraverso il recupero e modellamento del grande di organizzazione primaria. Questa è in fase di finanziamento, ma siamo in gradatoria e probabilmente l'anno prossimo sarà finanziato, quindi lasceremo alla prossima amministrazione anche un patrimonio da poter investire, da poter realizzare. Promozione efficientamento, riduzione dei consumi di energia primaria, edifici e strutture, efficientamento energetico dell'edificio scolastico, sede del Defetta, 110.000 euro. Manutenzione straordinaria di abilità comunale, 81.000 euro, contratto fino alla Fabra, Piazza della Memoria. Lavori di miglioramento sismico, questo è per quanto riguarda la progettazione del palazzo, qui l'ex scuola elementare, 165.000 euro. Sempre interventi in seno agli elenchi di priorità e interventi di progettazione per quanto riguarda la scuola elementare. Intervento di miglioramento sismico edificio 40, 56.000 euro, realizzazione area polivalente a Cimio, 207.000 euro, completamento marciapiede in via Frentana, 178.000 euro. Questo già più volte l'ho detto e lo voglio ribadire perché è stato citato poc'anzi, per noi è una priorità mettere in sicurezza i ragazzi delle scuole, è una strada provinciale, una strada statale, in questo caso assolutamente voluta, fatta in campagna elettorale, realizzata poi nel mandato amministrativo, e ci sarà modo di raccontare quello che si è detto e quello che si è fatto, a differenza di chi probabilmente non dà seguito a quello che dice o no, non lo so, non ho idea. Comunque per noi è una cosa estremamente importante dare seguito a quello che si è detto e poi realizzato. Manutenzione straordinaria di abilità e urbano centro abitato, 30.000 euro. Non ricordo come se fosse oggi che stiamo facendo i lavori di ripristino del corso. Manutenzione straordinaria di abilità e urbano, 200.000 euro. Realizzazione di una piazza a Chiesa di Santa Reparata, 420.000 euro. Parlate da sempre, anni e anni e anni. È un ragazzino, neanche ancora iniziamo a pensare che cosa potesse essere la politica, si parlava di questa piazza. Guarda casa, arriva un'amministrazione, lo realizza, no, è troppo piccolo, è troppo grande, tante altre cose, questa amministrazione la realizza. La precedente amministrazione, questo perché se ne è parlato prima, diversi anni, è chiaro. Manutenzione straordinaria di impianti di pubblica illuminazione, efficiente energetica, 75.000 euro, ristrutturazione di ISE e efficientamento energetico scuola per l'infanzia via Leale, 275.000 euro, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo elenco così scritto, ammonta circa 11 milioni di euro di investimenti fatti sul nostro territorio, fatto in modo non individualistico particolare, ma fatto nell'interesse di tutta la collettività di Casoli. Come avete avuto modo di ascoltare, perché ha avuto la pazienza di ascoltare questo intervento, avrà sentito che abbiamo investito su tutte le contrade di caso, sul centro capoluogo, e continueremo a fare, perché adesso non ho detto le altre somme che abbiamo a disposizione, che quest'anno verranno realizzate, e poi successivamente, perché ci sono già svariate somme. Il fatto di essere intervenuti utilizzando l'avanzo di amministrazione e avendo coperto una sentenza in me del 1999, quando io veramente non avevo idea dell'amministrazione comunale, di chi fosse la responsabilità di quant'altro, ma sicuramente la vicinanza a una famiglia che si è trovata ad affrontare una perdita importantissima ha causato dolore negli anni. Noi ci siamo dovuti affrontare dopo circa 23 anni a quella situazione, non sotto l'aspetto ovviamente del sentimento, ma sotto l'aspetto della risposta che un'amministrazione, un bilancio deve dare. E questo bilancio, come
ha ben detto il vice sindaco, che ha gli equilibri di bilancio, il V1, il V2 e il V3, tutte e tre positivi, che sono gli equilibri che la Corte dei Conti va a controllare, perché poi bisogna capirli, analizzare, vedere i numeri anche nella loro freddezza. Ma la loro freddezza rappresentano quello che è il cuore di un'amministrazione comunale. E quindi avere gli equilibri, tutti e tre positivi, avere la possibilità di applicare un avanzo di amministrazione di circa, vado a memoria, 305 più 130, siamo a 444.000 euro circa abbiamo applicato di avanzo di amministrazione, che ci ha permesso di coprire un debito fuori bilancio che è venuta, ahimè, sicuramente da una sentenza della Corte che ha condannato il Comune di Casoli, un evento tragico del 1999, l'amministrazione nel 2020-2021 può dare risposta concreta con somme reali. Queste somme chiaramente non investite ancora su tutto il territorio, ma dovute essere utilizzate giustamente per far fronte ad una risposta di una sentenza del 1999. E come quest'anno abbiamo un avanzo di amministrazione libero, perché il vice sindaco parlava di avanzo di amministrazione, nella declaratoria anche l'ha presentato i vari numeri, e non si è soffermato, forse lo ha detto, ma su un avanzo di amministrazione libero di oltre 400.000 euro, che significa applicare oltre 400.000 euro alle necessità del nostro paese. Quindi io sono veramente soddisfatto di chi ha voluto contribuire realmente, quindi parlando degli uffici, parlando degli amministratori, parlando delle persone che si sono messe a disposizione nell'arco di quest'anno per realizzare le attività, che probabilmente sono sempre poche, sono sempre che non riescono a soddisfare le esigenze di tutti, però sono fatti concreti, numeri reali, opere realizzate che sono a disposizione dei cittadini di Casoli, che sono a disposizione dei cittadini degli altri territori, perché Casoli ha quel ruolo guida di cui tanto si parla, di cui tanto ci si riempie la bocca, poi nei fatti però Casoli diventa, e lo è, il ruolo guida nell'affrontare le difficoltà della pandemia, che è guida quando si tratta di investire sull'ambiente, e noi l'abbiamo fatto sulle aree sicche, le abbiamo fatte in diversi modi, facendo dei progetti assieme ai comuni quali limitrofi, e Casoli è stato il paese guida, parlando di 300.000 euro, veramente di 120.000, più altre di somme a disposizione della nostra collettività. Casoli, paese guida del nostro territorio, Casoli che dovrà essere quel paese ancora di più presente, che potrà dare sviluppo al nostro territorio, che dovrà soprattutto dare sviluppo al nostro territorio, e lo faremo sia se continuerà a essere noi ad amministrare questa cittadina, e sia se dovremo contribuire in altro modo, perché il nostro è un momento di passaggio. Adesso ci siamo, probabilmente non dovremo esserci più quando sarà il momento. Quindi il nostro spirito di servizio sarà sempre, sempre presente. Grazie a tutti voi che continuate a contribuire a questo territorio. Grazie a lei, sindaco, grazie a lei. Ci sono altri interventi? Preferirei prima. Ma 5 minuti massimo. Questa volta applichiamo il regolamento. No, ma fa subito. 3 minuti. Dei minuti. Avevo detto, i numeri ce li hai. Sono importanti. Il mio augurio e che possa farvi valere contro una destra guerrita. Però attenzione, perché nel 93 anch'io avevo i numeri, così nel 2006. Grazie. Sì, no, faccio la rivista. Prego, signor Presidente.
ascoltato veramente con molta attenzione questa replica, e certo è che la cosa importante è il sostegno di tutti nel raggiungere gli obiettivi prefissati. Se tutti vorranno raggiungere gli obiettivi, li potremo raggiungere. Se invece non si vorrà raggiungere degli obiettivi, è chiaro che, come ha detto molto bene il consigliere Barrera nel proprio intervento, il popolo è sovrano, i cittadini di casa sono sovrani, quindi io e noi tutti quanti ci rimettiamo alla volontà dei cittadini di casa. Grazie sindaco. Dichiaro, se non vi sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione. La dichiarazione di voto, se la volete fare, se no, è stato ampiamente discusso. E per questo passeremo alla votazione vera e propria. Chi è favorevole al punto numero 3 dell'ordine del giorno, che ha come oggetto approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo 267. Chi è favorevole? Chi è contrario? Ulteriore votazione, si chiede anche l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? 7 favorevoli. Sì, 7 favorevoli, la maggioranza. Segretario, queste dichiarazioni di immediata eseguibilità presuppongono, come ricordavo, ci si mette. Sì, ma voglio dire, la pubblicità di questi atti. Sì, ma non c'ha una. Non c'ha più i termini dei 10 giorni. Eh sì, ma con quello viene dichiarato immediatamente eseguibile, sì. E gli dai esecuzione, sì. E poi si fanno i verbali. Cioè la pubblicazione può venire, sì, anche oltre. Sì, sì, sì. Cioè prima ricordo che non c'è un termine per ma prima parte. C'erano 10 giorni. No, allora, le delibere dichiarate immediatamente eseguibili, sì. Da esecuzione immediatamente. Sì, ma le altre invece sono 10 giorni di 15 giorni di pubblicazione. Sì. Decorsi i 15 giorni di pubblicazione ci devono essere altri 10 giorni per l'esecutività, sì. Sono 25 giorni in tutto. Sì. Però se io dichiaro una delibera immediatamente, sì, se non ci significa che domani mattina la nostra delibera viene applicata. Sì, sì. Ma io, contro interessato, quando prendo visione? Tra un mese e mezzo? Purtroppo sì. Oggi va bene, diciamo che con le pubblicazioni eccetera, perché tanto lo sappiamo, uno dice ma io non devo andare a guardare. Quello che gli dà la pubblicità legale è la pubblicazione all'albo pretorio. Per esempio, le delibere prese un mese fa. Sì, 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 sì. E non sono ancora pronte. No, ci manca soltanto quella del bilancio. Cioè, non sono state pubblicate, non sono andate a vedere. Ci manca soltanto quella del bilancio, che non ancora purtroppo non riesco a finire a fare. Sì, sì, no, tutte le altre sono finite. No, no, il problema del mio problema era l'altro. Cioè, io come faccio a sapere che sulla testa mi pende un'esecutorietà di cui non conosco le ragioni? Ma non ci sono termini, ci sono comuni, va bene, in genere quindi, ma convieni con me che prima c'erano questi termini? Sì, 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 ma ci sono forse comuni che possono anche l'avere regolamentato questi, adesso non glielo so dire. No, però ci sono anche comuni che magari, comuni più grandi, visto, che magari hanno anche le registrazioni e pubblicano le delibere anche dopo 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi. Ma c'è una evidente, sì, contraddizione. Lo so, ma purtroppo allora o si ha, fatemi chiaro, un sistema di, certo, registrazione e trascrizione, sì, e ci deve essere anche il personale, perché non è detto che la lista riesca, sicuramente noi non ce l'abbiamo avuto, non l'ho mai avuto, quindi non so dirle la tempistica e come sono poi questi verbali. Certo. Forse adesso le applicazioni si sono anche affinate. Però so, ad esempio, di altri comuni, un comune pure più grande, un vicino, che comunque anche con la ditta ci deve essere una persona che materialmente segue. Allora, bisognerebbe rilanciare la stenografia. Sì, forse è la cosa migliore. È vero. Ok, la delibera approvata.
Passiamo al punto numero 5 dell'ordine del giorno, che ha come oggetto realizzazione. Ci troviamo, scusate, passiamo al punto numero 4, che ha come oggetto. Variazione al bilancio di previsione finanziaria 2021-2023, articolo 175,2, competenza e cassa. Parola al vice sindaco. Grazie Presidente, ci apportiamo delle variazioni al bilancio e queste variazioni riguardano principalmente l'inserimento nel bilancio di un contributo regionale per la sicurezza e la prevenzione relativa al coronavirus per l'OSI di Serranella per un importo di 12.500. Poi viene adeguato l'accertamento del contributo regionale per il sostegno dell'accesso alle abitazioni di locazione di altri 5.000 euro. Poi alcune variazioni riguardano principalmente l'assegnazione all'ufficio tecnico somme assegnate per la manutenzione del verde pubblico, lo stanziamento poi per procedere all'affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale, aumentare lo stanziamento per il vestiario del servizio di polizia locale per l'acquisto di divise e poi allineare le spese del personale in base alle esigenze individuali nel fabbisogno triennale 2021-2023. E poi un'altra variazione viene fatta nei capitoli che riguardano i proventi che permettessi a costruire e quindi prevedere la relativa spesa per la manutenzione delle strade e degli edifici comunali. Anche in questo caso, Presidente, chiedo l'immediata esecutività. Grazie. Grazie a lei, Vicente. Ci sono interventi? No, noi votiamo un'astensione a questo provvedimento. Colgo una contraddizione, però potrebbe essere un errore, un refuso. La variazione presuppone quello che ha detto l'assessore De Vito, tutta una serie di inserimenti di nuove somme di bilancio o di adeguamento. Non capisco che c'entra l'assegnazione all'ufficio tecnico di risorse. Perché? Un refuso? No, un refuso, riguarda le spese per il personale, cioè siccome un assegnare all'ufficio tecnico le risorse per la manutenzione del verde. E allora, la prima parte, assegnare all'ufficio tecnico le risorse per attivare la manutenzione del verde pubblico, questa è un'imprecisione, immagino. È una imprecisione. Non si può con una variazione di bilancio assegnare i fondi. È uno spostamento di somme, bisogna un ufficio tecnico per poter utilizzare. Uno spostamento di somme, l'assegnazione la fate dopo. Dopo l'approvazione della variazione, dopo l'assegnazione. Non la fate contestuale. Ascolta, sì. No, il termine usato, assegnare le somme. Assegnare non è questo. Ho capito perfettamente, ma questo è del dispositivo. In realtà sì, ma tu inserire il bilancio adeguare, assegnare. Terminologia assegnare la fate dopo. Sì, è una terminologia non tecnica nel dispositivo, però nelle variazioni c'è lo spostamento tra i vari capitoli, l'assegnazione la faremo più tardi. Grazie Gesino, per questo motivo. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione del voto. Chi è favorevole al punto numero 4 dell'ordine del giorno, la relazione al bilancio di previsione finanziaria 21-23? Chi è favorevole? 7. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 2. Ulteriore votazione. Si chiede l'immediata eseguibilità di tale provvedimento. Chi è favorevole? 7. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Noi. 2. La delibera è approvata. Passiamo al punto numero 5 dell'ordine del giorno, che ha come oggetto realizzazione del centro parrocchiale, conclusione e verifica di assoggettabilità e valutazione ambientale strategica, articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 152/2006, il provvedimento. Parola al sindaco. Grazie Presidente. Questo è un atto propedeutico per l'adozione della variante urbanistica per la realizzazione del centro parrocchiale.
per verificare se serve l'assoggettamento all'intervento alle procedure di TIVAS, la rivalutazione ambientale strategico, ed essendo un intervento ben localizzato e di ridotte dimensioni, non vi è necessità di assoggettare lo stesso alla procedura di marco. E qui la parrocchia di Santa Maria Maggiore ha richiesto l'avvio del procedimento per una variante semplificata. La pianificazione riguarda una superficie di modeste dimensioni, trattandosi di un intervento relativo ad un singolo edificio. Questa fase risulta essere subprocedimentale e propedeutica alla definizione della pratica di variante semplificata, pertanto sentiti informalmente l'ufficio del giorno, poi successivamente con nota formale si è provveduto a richiedere chiarimenti in merito alla ricostruzione delle competenze riportate nell'allegato 1, la stessa regione ha risposto, quindi specificando le varie tipologie di proponente, autorità precedente e autorità competente, e con successiva nota del 2010 della regione Abruzzo ha comunicato che la suscitata ipotesi di costruzione delle autorità risulta plausibile con le previsioni normative specifiche di cui la circolare 19.565 del 31 luglio 2008, ricordando che il comune di individuazione dell'autorità competente sulla base dell'organizzazione interna dell'ente. Per queste motivazioni, ascoltate anche i vari pareri delle varie autorità, si chiede di prendere atto dei pareri e contributi pervenuti nei termini richiesti ai sensi dell'articolo 12, verificare sempre ai sensi dell'articolo 12 in qualità di procedura di autorità procedente sulla base degli elementi di cui all'allegato 1, tenuto conto dei pareri pervenuti che si intendono interamente richiamati, insieme degli impatti ambientali derivanti dalle azioni di trasformazioni previste per l'abitazione del centro parecchiano, variante vigente del TRC, non sono riconosciuti come impatti ambientali diretti e rilevanti, per cui non vi sono motivi ostativi alla diffusione della procedura di valutazione ambientale strategica come proposta in conclusione del rapporto ambientale preliminare per il progetto di che trattasi, di escludere conseguentemente in qualità di autorità procedente che il progetto di realizzazione del centro parrocchiale in variante del PRG di cui all'articolo 13 e 18 di lo stesso, in quanto non determina un impatto significativo sull'ambiente, di dare atto che, senza l'articolo 5, il risultato della mia soggettabilità, comprese le motivazioni, sarà reso pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi dal portatore comunale sul sito web del comune di caso, e di mandare responsabile del settore urbanistico degli atti conseguenziali alla presente deliberazione con particolare riferimento alle procedure di cui all'articolo 12,5. Infine, stante l'urgenza, a provvedere a consentire la presentazione del procedimento in celerità con separata votazione, chiede l'immediata eseguibilità della stessa e dopo il Consiglio l'autorità competente procederà all'atto conclusivo con il quale si procederà ad escludere alla procedura VAS l'intervento in oggetto. Grazie a lei, Sindaco. Mi sono interventi? Sì. Prego. Avevamo ragione noi quando abbiamo messo in dubbio la contraddittorietà proponente, procedente. Siamo arrivati a questa delibera dove sostanzialmente viene riconosciuto quello che era la nostra osservazione. Noi ci asterremo da questo argomento perché è un argomento importante che riguarda un intervento nella nostra cittadina molto, molto complesso. Ci asteniamo non perché vogliamo in qualche modo anticipare una posizione, ma la vogliamo studiare meglio, vogliamo capirne qualche cosa di più, al di là di un adempimento tecnico, burocratico che sia. Però vorrei in ultimo chiedere che fine ha fatto l'altra delibera. Questa è un'integrazione. E viene revocato quell'atto, questo va a completamento di quello. Questa delibera
siccome nelle richieste informali alla regione avevano dato delle indicazioni, successivamente hanno cambiato la formale, hanno cambiato le indicazioni e quindi di conseguenza si è disciplinato di modificarsi. Quindi si è modificato l'allegato 1 con le varie discipline. Ma in questa delibera richiamiamo che l'altra non c'è più. L'altra c'era ancora. C'era, ma voglio dire, questa la integra, la modifica. Allora, questa è la conclusione per dire che a questo procedimento non c'è necessità della VAS, cioè della valutazione. Questo è. Cioè, praticamente si è chiarito, perché non è che l'ha fatto il Consiglio, per dire che è l'autorità procedente o l'autorità competente. L'ha fatto il funzionario che originariamente l'aveva stabilito. Nome e cognome nella delibera di chiamarsi. Quella delibera è morta. No, la prima, allora, la delibera di consiglio con cui si è iniziato l'iter rimane, soltanto che è stato poi chiarito a seguito pur dei chiarimenti della regione, perché la richiesta che è proponente, esattamente, non possono essere esattamente. È scritto molto bene in delibera, è molto specificato, perché c'è scritto che il funzionario, c'è anche nome e cognome, ingegnere, l'ingegnere ha comunicato che con la successiva ipotesi di costruzione dell'autorità risulta possibile con le previsioni normative. Però se che scrivetelo, che noi avevamo visto giusto. Ma comunque voglio precisare una cosa, questo non sia ben chiaro, che all'adozione di quella delibera non è stata fatta perché non ci si era informati. Sì. No, che sia chiaro, perché altrimenti potrebbe sembrare che uno l'ha fatto così. Assolutamente, era solo la logica che vi portava a interpretare quella norma. Gli organi superiori che ci hanno dato questo consiglio, successivamente, senza farlo mettere per iscritto, cambiando il funzionario e cambiando nel frattempo, poi perché, anche perché pure il funzionario volante, molte volte ci sono, quindi alla fine abbiamo fatto la richiesta per il Mi chiediamo chiuso la discussione e passiamo alla votazione delle cose. Perché è favorevole al punto numero 5, realizzazione del centro parrocchiale? 7. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Non ci asteniamo per i motivi di ordine. 2. Con ulteriore votazione si passa all'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? 7. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 2. C'è comunque l'ultimo punto all'ordine del giorno, dove vi era la mozione presentata dalla consigliera di minoranza Sabina Giuliani, ad oggetto mozione a sostegno della categoria ristoranti, bar, alberghi e attività di somministrazione alimentare e bevande, dove la stessa consigliera con una nota ci ha comunicato, oltre all'assenza, che la presente comunicazione è atta altresì ad esprimere l'intenzione di revocare la mozione di solidarietà a sostegno delle categorie dei ristoratori e degli operatori turistici da me presentata il 15 aprile. L'impossibilità di argomentarla in assise consigliare il superamento del contesto al quale la stessa faceva riferimento mi porta a doverla ritenere decaduta per ovvietà delle dinamiche che oggi sono ben diverse rispetto a quelle che originariamente l'avevano ispirata. Quindi non si tratta, non si passa la discussione, alla trattazione dell'argomento. Quindi sono le 21 e dichiaro chiusa la seduta. Grazie per la partecipazione e buona serata. Grazie.